L'ampliamento dell'Unione Europea a nuovi Stati membri ha costituito oggetto in questi ultimi tempi, soprattutto durante la campagna elettorale, di discussioni molto accese. Molti non sono d'accordo che si proceda a nuovi ampliamenti. Molte volte è stato detto che è stato uno sbaglio nel 2004 e poi nel 2007 ampliare all'est europeo ed ora si pone il problema dei Balcani. Abbiamo 6 paesi dei Balcani i quali attendono di far parte dell'Unione Europea. I vari paesi dei Balcani si trovano in situazioni diverse, vi è la Serbia, vi è il Kosovo, recentemente sono stati raggiunti accordi, intese per risolvere un contrasto politico molto forte fra la Serbia e il Kosovo, che si è diviso dalla Serbia, ora però bisogna affrontare il problema in termini globali. I Balcani hanno sempre costituito una preoccupazione per l'Europa e la costituiscono ancora. Importante è non lasciare spazi vuoti per consentire alla Russia di inserirsi ed alimentare ulteriori tensioni. Per questo motivo è necessario che l'Unione Europea rafforzi i suoi negoziati con i paesi che desiderano far parte dell'Unione Europea nei Balcani per arrivare ad una soluzione. Non è possibile, cioè non è probabilmente opportuno trattare con i singoli stati, bisognerebbe forse affrontare il problema nel suo insieme come è stato fatto con il grosso gruppo dei paesi dell'est che sono entrati nell'Unione Europea nel 2004. Abbiamo la situazione del Kosovo che è differente evidentemente da quella della Macedonia. La Bosnia-Erzegovina si trova in una situazione molto, molto difficile. Evidentemente abbiamo delle situazioni difficilissime nella Macedonia perché vi è la Grecia, la quale non ha intenzione di riconoscere particolari ruoli alla Macedonia. La Bulgaria stessa è molto perplessa nei confronti della Macedonia, ma è necessario che l'intera area dei Balcani entri a far parte il più presto possibile dell'Unione Europea. Evidentemente è necessario chiedere in maniera molto ferma e risoluta a tutti questi stati che debbono rispettare in maniera coerente le regole che sono imposte dall'Unione Europea. Sappiamo che vi è una situazione di corruzione piuttosto diffusa e su questo evidentemente l'Unione Europea non può transigere.